perso sicuramente c'è stato qualcosa che non andava bene, quindi riguardando la partita, il primo tempo abbiamo iniziato pur facendo fatica ai primi minuti, 10-15 minuti, però abbiamo retto, poi abbiamo preso anche qualche occasione pericolosa. Ecco, stavamo anche per far gol, quindi. Poi il secondo tempo siamo rientrati, abbiamo preso gol subito però, appena iniziata la partita. E un altro poi, poco dopo, non si è mosso in grado nemmeno di reagire. Non c'è stata, ecco, la reazione da parte nostra a poter provare almeno a smuovere la partita, poterla riprendere. Secondo te perché? Non lo so, io visto che siamo rientrati, si vedeva che non c'era, pur aver preso quello dopo il primo gol, cioè non ci stava sta voglia di, forse la stanchezza o proprio si vedeva che non riusciamo a, ecco, a ripartire, a creare, a far male all'avversario, ecco. Quindi poi è stata fatica tutta la partita, infatti poi sono riuscito a fare un'occasione da gol, l'ho perso. Tu l'hai vissuto in parte l'anno scorso, ma ti è sembrato dopo il 2-0 di rivedere il Teramo l'anno scorso in trasferta? Cioè, l'anno scorso, ecco, in trasferta, mi ricordo che quindi come stai dicendo, facciamo fatica, sicuramente è andata bene, però paragonarlo all'anno scorso, poi ogni anno a sé, quindi magari c'erano altri problemi, adesso comunque ci sono dei problemi perché se abbiamo perso ci sono dei problemi, però sicuramente adesso è appena iniziato e sabato dobbiamo affrontare un'altra partita, noi pensiamo subito a quella. Però tu sei quando le note positive di questo avvio di campionato? Ma, si rivede il giocatore che abbiamo visto ancora? Ah, io, ecco, come dissi all'inizio, per me l'anno passato era cancellare, come per tanti di noi. Cioè, volevo nient'altro che ripartire alla grande, far bene, poter dimostrare, ecco, quello che non sono riuscito a dare l'anno passato per questa maglia, per questa piazza. Niente. Spero di poter continuare su questa strada, spero e sono sicuro che arriveremo più presto al risultato, perché la squadra è forte, vedo molto bene con i miei compagni e, come ti ripeto, c'è una squadra abbastanza forte. Una prossima battuta, se posso. Certo. Quando hai saputo che Vivarini ha preso 4 pattini a Verona, è vero che hai brindato? No, no, mai, per rancore mai. Non ha senso toccare ancora. Ah, ci sta, visto Stefano che è stato con noi, vabbè, è stato certo. Un sacco legato, quindi non ho tifato, perché poi mi fa piacere se poi mister è pure delle zone abruzzese come me, quindi mi fa piacere se fa bene. Però nel calcio. Ma era una battuta, eh? Sì, sì, il calcio non sempre i rapporti devono andare per forza bene. Sì, certo. A Lumezzane hai avuto la palla del vantaggio, ci stai prendendo gusto in zona gol, vedo, quest'anno. Ma tiro, non dispiace. però ci sta. Non dispiace mai trovarsi là e magari avere l'occasione per buttarla dentro. Ma se magari dovessi continuare su questa strada, trovarmi là sempre, perché no? E spero che la prossima volta entra la palla. Sabato. Esatto. Sabato. Per passare che ci dici? Anche se dovete ancora vederlo. Sì, no, però come questo girone in sé per sé, una di tutte le squadre abbastanza, ecco, forti e che bisogna affrontare con il piglio giusto, che non bisogna sottovalutare.